Prova, prova.
Della rassegna di Venerdì Storia. Ci scusiamo per l'improvviso trasferimento di sede dovuto all'allestimento della mostra su Canova che arreca disturbo alla sala Chiesotti e quindi era davvero impossibile tenere la conferenza lì. Sarà la stessa cosa per la conferenza della settimana prossima che ricordo è di mercoledì, non di venerdì. Quindi sarà qui anche la conferenza del professor Angelo Chemin della settimana prossima. E voi sapete che la rassegna di Venerdì Storia è organizzata da 10 anni dalla Biblioteca Civica, ma con la collaborazione delle associazioni AVL, AMPI, Associazione 26 Settembre, ACLI, Istrevi e Ana Montegrappa. Quindi anche a loro va il ringraziamento. Prima di lasciare la parola al professor Mondini e a una presentazione naturalmente del professore, volevo ricordarvi che la settimana prossima qui in biblioteca iniziamo un nuovo percorso in 3 appuntamenti dedicato, che si intitola Tesori Svelati, e dedicato proprio a valorizzare, a far conoscere parte del patrimonio, del ricco patrimonio di fondi antichi che la biblioteca possiede. Questo ciclo ha il sottotitolo L'arte della miniatura nei codici della biblioteca di Bassano ed è proprio dedicato ai codici miniati che la biblioteca possiede, che sono dal punto di vista numerico non tantissimi, sono più di 30 rispetto ad altre biblioteche, non sono tantissimi, però alcuni di questi sono davvero molto molto preziosi, al punto che sono citati nei massimi studi sulla miniatura italiana della metà del 400, sono richiamati, sono stati studiati, quindi volevamo valorizzarli e lo faremo insieme a una docente di storia della miniatura dell'Università di Padova, la professoressa Federica Toniolo, e con 2 ricercatori sempre dell'Università di Padova che presenteranno nello specifico dei codici miniati che possediamo qui in biblioteca. Per chi vuole, poi il 12 novembre, l'ultimo appuntamento, c'è la possibilità di fare una visita guidata per piccoli gruppi nei depositi della biblioteca per vedere da vicino, insomma, parte del patrimonio storico che la biblioteca custodisce. Bene, allora adesso arriviamo al nostro incontro. Naturalmente ringrazio davvero molto il professor Marco Mondini che ancora una volta ha accettato di venire qui a Bassano. Noi siamo felicissimi di averlo perché è un brillante oratore, un curriculum suo davvero notevolissimo, oltre ad essere un bassanese, quindi siamo orgogliosi di averlo qui. Vi leggo un breve profilo, è professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova, dove insegna storia dei conflitti e storia contemporanea. Ha studiato all'Università di Pisa, dove si è laureato in storia militare, e alla Scuola Normale Superiore, dove si è diplomato in discipline storiche e dove ha conseguito il dottorato in storia contemporanea. È stato borsista di post-dottorato all'Università di Padova, alla Fondazione Einaudi, assegnista di ricerca alla Scuola Normale Superiore di Pisa, visitor professor all'École Normale Supérieure di Parigi, all'Università di Lille, all'Università di Parigi di Diderot, negli Stati Uniti. È stato ricercatore all'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento, dove ha diretto, in occasione dell'anniversario della Grande Guerra, il team di ricerca 1914-1918. Fa parte della redazione della rivista Ricerche Storiche e dal 2014 al 2018 è stato consulente della struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha collaborato con la RAI come autore e conduttore della trasmissione Archivi ed è stato responsabile scientifico del progetto per il nuovo memoriale della Grande Guerra e curatore dell'esposizione tenutasi a Padova nel 2018 Tavoli di Guerra e di Pace da Caporetto a Villa Giusti. Numerosissime le pubblicazioni, sia in italiano che in lingue straniere, cito le ultime: La guerra come apocalisse, Il capo, la grande guerra del generale Luigi Cadorna, Tutti i giovani sui 20 anni, una storia degli alpini dal 1872 ad oggi, Fiume 1919, una guerra civile italiana, e infine quello di cui parleremo oggi, Roma 1920, il fascismo e la guerra mai finita. Lascio al professore la parola subito. Grazie. Grazie Stefano, grazie per l'invito. Sono io che in realtà vi devo ringraziare, io vengo sempre molto molto volentieri, sempre un ritorno a casa. C'è un elemento di partenza ogni volta che penso a una chiacchierata su questo nuovo libro che mi viene in mente, e l'elemento di partenza è ovvio. C'era davvero bisogno di un nuovo libro sulla marcia su Roma, nel senso, dai, diciamocelo, è una di quelle cose su cui sono state scritte quante migliaia di pagine. Io stesso quando studiavo, prima Stefano ha ricordato
i miei passati studenteschi a Pisa, studiavo con uno dei principali storici delle origini del fascismo, che si chiamava Roberto Vivarelli, grande storico, caratteraccio, che aveva scritto 3 volumi sulla storia delle origini del fascismo, che messi tutti insieme arrivavano più o meno al soffitto come spessore. Io li usavo spesso come fermacarte, ma insomma, in realtà lui era un'ottima dimostrazione del fatto che era stato scavato tanto su questo evento. E perché era stato scavato tanto? Beh, la prima risposta è abbastanza intuitiva: la marcia su Roma è l'evento più nefasto della storia nazionale. Come si fa a trovarne uno che ha combinato più disastri? Voglio dire, dopo la marcia su Roma, l'Italia si trasforma, con tempi più o meno lunghi a seconda dei punti di vista, tra gli storici ci sono sensibilità differenti su questo, in una dittatura, la quale dittatura promette mari e monti, e alla fine di questa dittatura l'Italia è un paese devastato, bombardato, occupato, ridotto a potenza paria. Ricordo che nel 1918 l'Italia faceva parte dei 4 grandi del mondo. Condizione di paria da cui non si risolleverà mai più. Questo regime aveva promesso imperi, prestigio e gloria, e trasforma l'Italia in un cimitero. Ce n'era più che abbastanza per ricordare la marcia su Roma come una pagina nefasta. Il problema è che la maggior parte degli storici poi si è concentrata sull'aspetto, come dire, più provinciale, italo-italiano della faccenda. Cioè, la maggior parte degli storici, compresi quelli più bravi, hanno letto l'evento marcia su Roma come un capitolo di storia italiana. Sì? No? Più no. Nel senso, sarebbe bello, bello per modo di dire, se quei ragazzacci in camicia nera avessero turbato solo la storia del nostro beneamato paese. Ma c'è qualcosa dietro, c'è qualcosa di più complicato, c'è qualcosa di più nefasto. Il motivo per cui ho scritto il mio libro era riportare al centro una questione che a me sembrava ovvia, ma che evidentemente il dibattito storico aveva trascurato. La salita al potere del fascismo non è che è un evento nefasto solo per l'Italia, è un evento nefasto per tutta l'Europa, per molti motivi che vorrei richiamare nel corso di questa chiacchierata. Cominciando da un punto di partenza un pochino inedito. Questo punto di partenza. Chi sono quei signori inginocchiati lì davanti? Vabbè, allora, il tizio che ha quasi meno capelli di me lo si riconosce, credo, abbastanza. È un signore chiamato Benito Mussolini. Gli altri tizi con le feluche e gli scippi alti sono generali e ammiragli, a fianco i carabinieri del servizio d'ordine, dietro ministri, funzionari e compagnia cantante. Cosa stanno facendo? Rendono omaggio alla tomba del milite ignoto. Che giorno è? Il 4 novembre. Il governo Mussolini esiste da pochi giorni. È la prima uscita pubblica del nuovo governo, altrimenti detto del governo del Salvatore della Patria. Perché Benito Mussolini sceglie quella location per la sua prima uscita pubblica, e come la sceglie? Beh, si possono dire tante cose di Benito Mussolini, ma non che non fosse un genio della comunicazione. Era scellerato, ma come giornalista era letteralmente un genio, e non solo come giornalista. Benito Mussolini aveva capito molto prima e molto meglio della maggior parte degli uomini politici dei suoi anni che il teatro della comunicazione di massa, in cui l'Italia era entrata a pie pari, in gran parte grazie e attraverso la Grande Guerra, offriva alle persone che sapevano interpretarlo correttamente grandi opportunità. E quando gli viene affidato l'incarico per costituire un governo, questa opportunità lui la coglie perfettamente. E quindi la sua prima uscita pubblica non è quella di un leader rivoluzionario che semina terrore, dice che farà fucilare gli avversari, mette la capitale a fuoco e fiamme,
ordina la caccia al sovversivo. No, la sua prima uscita pubblica davanti alle telecamere, e le telecamere si vedono bene in quella foto lì, telecamere cineprese e macchine fotografiche, è l'uscita, la messa in scena di un leader politico rispettoso delle tradizioni, un italiano tra tanti italiani. E che cosa fa? Rende omaggio al più italiano degli eroi, il Milite Ignoto. Chi più italiano del Milite Ignoto? L'eroe anonimo, quello che si è sacrificato per tutti e che è talmente italiano da non avere un nome. E come lo fa? Andando da solo? No, inginocchiato, reverente, pacato, moderato, modesto, in mezzo agli altri uomini del suo governo. Poche ore prima avreste potuto vedere Benito Mussolini inchinare il capo davanti al re, perfetto ritratto del fedele uomo al servizio della monarchia. Ma non era un leader rivoluzionario. Sì, ma prima di tutto è un geniale uomo politico. Perché, vedete, partire da lì e arrivare, mi permetto di tornare lì, beh, ci vuole del genio, ci vuole del talento. Chi è quel Benito Mussolini? Beh, siamo nei mesi turbolenti del dissidio tra interventisti e neutralisti. Dissidio si fa per dire, perché per decidere se l'Italia doveva o non doveva entrare in guerra, gli italiani si sparano addosso per quasi un anno. Gli storici non amano usare la categoria di guerra civile per quei mesi, ma è esattamente quello che succede. Il primo morto italiano, meglio, il primo morto cittadino del Regno d'Italia per la Grande Guerra, non muore al fronte con un 91 in mano, ma muore in una piazza di Reggio Emilia, colpito da un proiettile vagante durante gli scontri in occasione di un comizio di Cesare Battisti. Cosa succede nel turbolento anno della neutralità? Che Benito Mussolini fa quello che in termini politici è un doppio carpiato con ritorno. Passa dall'essere il leader della fazione rivoluzionario massimalista del Partito Socialista a essere un deciso interventista. Da mai in guerra per la borghesia a andiamo in guerra per il benessere della nazione. Fonda un nuovo giornale, anche perché i socialisti in maniera non sorprendente lo cacciano, e da quel momento in avanti diventa il tribuno di punta dell'interventismo. Certo, ce ne sono tanti altri. C'è un signore chiamato Gabriele D'Annunzio, ci sono alcuni socialisti rivoluzionari, ci sono i vecchi nazionalisti. Ma vedete, con D'Annunzio quel giovane scalmanato condivide alcuni punti di forza. Da D'Annunzio Mussolini imparerà molto. Condivide ad esempio l'idea non peregrina, devo dire, soprattutto per chi capisce quello che sta succedendo, dell'uso di un nuovo linguaggio. Perché Benito Mussolini funziona così bene come retore da piazza? Perché ha una tradizione dietro di lui. Lui si è formato non come gli uomini politici della vecchia sana tradizione liberale, abituato a parlare di cose pacate, ragionevoli, a fare i conti sull'amministrazione pubblica, discutendo con alcune centinaia di persone normalmente altrettanto colte e benestanti. Lui si è formato nella tribuna dei giornali socialisti, si è formato nei comizi rivolti agli operai, si è formato nell'agone della retorica popolare. Non parlo ad alcune centinaia di benestanti colti, parlo a persone incolte. Mi rivolgo al pubblico bambino che non sa decifrare le finezze dell'amministrazione pubblica. Cosa devo fare io? Devo infiammarli. Devo esortarli alla rivoluzione. Devo aizzare le loro emozioni, non parlare alle loro teste. Benito Mussolini nel 1914 è il miglior retore dell'interventismo? Certo che lo è. Si è formato per anni rivolgendosi alle folle dall'altra parte della barricata politica,
ha sviluppato un suo linguaggio, una sua arte della retorica. È un tribuno violento, brutale, spietato. Con D'Annunzio condivide alcuni slogan forti. Lui da D'Annunzio imparerà molto, gli copierà molto. L'idea che chi si oppone all'entrata in guerra non è un avversario politico, è un nemico, è un traditore. Traditore nostro, traditore della patria. E cosa si fa con i traditori? Normalmente li si distrugge. L'avversario politico lo si batte, il nemico si annienta. Il Benito Mussolini del 14-15 sviluppa, portandolo a vette veramente notevoli, un nuovo linguaggio della politica, sempre più aggressivo, sempre più determinato, sempre più brutale, che finisce con il delegittimare l'esistenza stessa di chi la pensa in maniera diversa da te. Quel traditore disfattista non va solo rimosso dalla scena pubblica, non va solo battuto, vanno cacciati, meglio, vanno annientati. Ora, questo tipo di scena pubblica non è dominata solo da Mussolini, anche da altri, ma produce uno stravolgimento, una rivoluzione nel modo degli italiani di intendere la contesa politica. Il maggio radioso, 1915, le ultime settimane prima dell'ingresso in guerra, quando nelle città italiane scatta la caccia al neutralista. Li si perseguita casa per casa, piazza per piazza, strada per strada. Chi è contro di me è il mio nemico. Meglio sparare prima a loro che andare in guerra. Anzi, il nemico interno è molto più pericoloso degli austriaci. Diciamoci la verità. Ci spara alle spalle. Ci pugnala alle spalle. Prima di pensare che questi fossero slogan alla portata di quattro scalmanati, un po' troppo compresi nella parte di rigeneratori della nazione, ricordiamoci che alcuni dei grandi interventisti democratici sono coloro che pensavano sinceramente che la guerra l'Italia la dovesse fare, ma non per l'impero o la più grande nazione, no, la dovesse fare perché la posta in gioco era liberare l'Europa dalla tirannia dei grandi imperi centrali, e quindi si doveva combattere contro il dispotismo teutonico, contro gli Asburgo, i nemici storici del Risorgimento, per completare la missione del Risorgimento. Ci sono in tanti che vedono la guerra come l'opportunità per una missione storica. Però attenzione, anche loro pensano, non subito ma molto presto, che siccome la posta in gioco è così alta, allora a mali estremi, estremi rimedi. Piero Jaillet. Accidenti, Piero Jaillet è uno dei più nobili tra gli interventisti democratici, un poeta, una persona di per sé, a parte il fatto che era un veterano degli Alpini, ma di per sé una persona innocua, non avrebbe fatto male una mosca, uno dei futuri grandi rappresentanti di un silente antifascismo, senza alcun compromesso col regime, fiero della sua lotta per la libertà, un intellettuale che oggi classificheremmo con una categoria totalmente anacronistica, come un intellettuale molto di sinistra progressista. Però Piero Jaillet dirà anni più tardi, pensando alla lotta tra interventisti neutralisti, che quei neutralisti, coloro che non volevano la guerra, erano i traditori che li avrebbero pugnalati alle spalle. Piero Jaillet parte per la guerra, parte convinto che ci sia dietro di lui un'Italia neghittosa, vigliacca, traditrice, con cui bisognerà fare i conti una volta tornati. Non sorprendentemente, è quella immagine lì il punto di partenza di questa immagine qui. È da lì che bisogna partire, dalla guerra civile del 1914-15. E certo, questa guerra civile, mi si potrebbe dire, verrà sanata dall'esito del primo conflitto mondiale. No, e figuriamoci. L'Italia entra in guerra divisa ed esce dalla guerra più divisa di prima. Per molti motivi. Uno, perché la guerra,
scusate, la guerra non va del tutto liscia. Vi lo ricordate Caporetto? Ecco, quel pezzo di capolavoro di Luigi Cadorna, no? A parte che alcuni anni fa qualcuno ha scritto un libro geniale sostenendo che Caporetto era stato un piano strategico di Cadorna per attirare gli austriaci nel cuore della pianura veneta e poi mazzularli finché erano stufi. Genio, veramente un genio. Sì, poi aveva un po' perso il controllo della situazione, ma in fondo capita anche ai migliori. Vabbè, Caporetto non è solo una battaglia perduta, ma per meglio dire, Caporetto non è una battaglia perduta, perché dal punto di vista militare di sconfitte così se ne registrano tutti i giorni. E per dirla tutta, anche durante la prima guerra mondiale gli europei, che poi tante barzellette fanno su Caporetto, ne hanno subite un sacco, una sporta. Voglio dire, i francesi ce li ricordiamo, nel 1914 i tedeschi arrivano praticamente alle porte di Parigi. Da un punto di vista militare in sé Caporetto non è così grave, è che poi diventa una nevrosi, un'ossessione, ci si costruisce sopra una serie di antimiti nazionali. Caporetto, la rivelazione della nazione, non sappiamo combattere, siamo tutti divisi, traditori, siamo pieni di traditori anche a Caporetto. Sì, sta un po' da capro espiatorio, eh? Non so a chi dare la colpa, quindi mi invento dei traditori disfattisti. Il problema è che l'antimito di Caporetto è molto pervicace. In qualche modo veramente si finisce per credere che Caporetto, se non è stato causato dalla presenza di disfattisti traditori, comunque li ha rivelati. Il primo a dirlo è Cadorna, certo, lui, come dire, cercava in qualche modo una scusa. No, non sono stato io a perdere, eh. È che siamo pieni di socialisti traditori, disfattisti, che incitano al neutralismo, e quindi come volete che il mio esercito combatta se sono pieno di neutralisti pacifisti? Vabbè, Cadorna era un genio del capro espiatorio, però non è che gli credono veramente, ma l'idea è che quando la guerra finisce, questa convinzione della presenza all'interno del corpo nazionale di una sorta di cancro, e questo cancro sono coloro che nella guerra non hanno veramente creduto, coloro che dalla guerra volevano uscire non importa come, non importa quando, non importa a che prezzo. E mentre noi veterani combattevamo al fronte, dietro questi socialisti, disfattisti, traditori non aspettavano altro che pugnalarci alle spalle. E quando a Caporetto abbiamo avuto qualche problema, qualche per modo di dire, loro erano subito pronti a far la pace. Loro e più o meno tutta la classe dirigente politica liberale, perché va detto, nei primi giorni dopo Caporetto a Roma si discute veramente di pace separata, eh? È un miracolo se l'Italia non si arrende dopo Caporetto. Quel miracolo non è dovuto ai generali. Questo è un punto. Usciamo dalla guerra convinti che sì, la guerra l'abbiamo vinta, ma dobbiamo ancora ripulire la comunità nazionale. Perché la guerra, in fondo, per cosa l'abbiamo fatta? Per Trento e Trieste? Sì, vabbè, anche. Ma non è per quello che la guerra è stata fatta. I politici che l'hanno voluta, la guerra l'hanno fatta per l'impero. Credevano veramente che fosse arrivato il momento di creare un impero italiano nel Mediterraneo. Alcuni l'hanno fatta perché? Perché la guerra è la tribuna del sangue e del fuoco ed è necessario rigenerare la nazione. Una vecchia ossessione questa è degli italiani. Ogni 3x2 c'è qualcuno che vuole rigenerare il corpo nazionale. E per farlo normalmente il nazionalismo ottocentesco ci ha insegnato che la via migliore è una bella guerra. Da un punto di vista sociologico funziona, nulla cementa di più l'identità nazionale che avere un avversario che mi vuole distruggere. Da un altro punto di vista è utile, ho un po' di persone politicamente sospette, beh, le arruolo e le mando al fronte, se non si fanno ammazzare combineranno qualcosa di utile, meglio se si fanno ammazzare in realtà. Da un punto di vista, chiamiamolo più eminentemente politico, la guerra è l'occasione per varare tutta una serie di belle norme di emergenza che mette in, come dire, congelatore ogni forma di tutela liberale e democratica. Oh, guardate che i generali italiani adorano le norme emergenziali della Grande Guerra e dicono, sapete cosa c'è? Questo paese è molto meglio adesso, teniamocele anche dopo. Usciamo dalla guerra, la vinciamo, però poi queste leggi se le teniamo. Che ne so, le leggi che proibiscono di fatto la libertà di espressione, la libertà
di riunione, anche la libertà di movimento. E perché no? In fondo, quando ci hanno affidato il potere a noi militari, il paese non è andato meglio. Sì che è andato meglio. Allora facciamo una cosa: finita la guerra, teniamoci di quei poteri, eh? Siamo noi la parte sana della nazione, dicono. Ma non è solo questo, è anche quello. L'Italia esce dalla guerra divisa perché esce dalla guerra non sentendosi un paese vincitore. Questo è il più grande dei paradossi. L'alfa della marcia su Roma, che non comincia nell'autunno del 22, ma comincia il pomeriggio del 4 novembre del 1918. Perché? Perché sono tanti gli italiani convinti di averci perduto con la guerra vinta. Molti di loro l'hanno fatta. Hanno combattuto valorosamente, ci hanno creduto, hanno pensato che fosse il loro dovere. Escono dalla guerra convinti che personalmente la guerra per loro sia stata persa. Chi sono? Beh, alcuni sono loro. I mutilati, i grandi mutilati, gli invalidi. Centinaia di migliaia di combattenti che dopo il 1918 sono dei monumenti viventi della guerra moderna. C'è chi ha perduto una mano, chi ha perduto una gamba, chi ne ha perdute due. Certo, ci sono anche alcuni tra mutilati e invalidi che in qualche modo diventano protagonisti di una retorica super nazionalista. Mi vedete? Ho perso la vista, ho perso le mani, ho perso le gambe. Io sono il simbolo vivente del sacrificio per la vittoria. È stato bello, nobile, glorioso. Ci sono anche loro, i grandi mutilati, che non a caso finiranno poi nelle fila dei più accesi sostenitori del nazionalismo, di D'Annunzio e di Mussolini. Ma la massa dei mutilati sono persone molto semplici, che vorrebbero semplicemente una riparazione per quello che hanno perso, e quello che hanno perso è la loro vita. Non nel senso che sono morti, ma che una vita normale non ce l'avranno più. È una delle riparazioni che i veterani si aspettano dallo Stato, ma non è l'unica. C'è una cosa che noi storici chiamiamo economia morale della gratitudine. La formula è un pochino complicata, ma mettiamola in modo molto semplice. Finita una guerra, io che l'ho combattuta mi aspetto non solo una ricompensa tangibile, molti se l'aspettano, una pensione, un sussidio, magari un posto di lavoro. Molti di questi veterani tornano e non trovano niente della loro vita precedente. Molti sono giovanissimi, eh? La metà dei combattenti italiani della Grande Guerra ha meno di 26 anni. Il 60% dei caduti ne ha meno di 24. La guerra è un sacrificio di Abramo, ma molti di questi giovani che tornano e che avevano appena cominciato la loro vita familiare, lavorativa, tornano e non trovano più niente a cui tornare. Non c'è cosa peggiore di un veterano che non ha una casa a cui tornare, perché diventa una persona destabilizzata. Molti di questi veterani si aspettano una gratitudine che è anche simbolica. Io ho combattuto per te, io ho perso la mia vita normale per te, io ho perso anche molto spesso una parte del mio corpo. Dimostrami la tua gratitudine. E cosa succede quando allo Stato italiano, che è ancora uno Stato liberale, si chiede di dimostrare questa gratitudine? Succede che i politici della vecchia tradizione liberale queste cose non le capiscono. Intendiamoci, Initti, Giolitti, Bonomi, Fatta, cioè i presidenti del Consiglio che si succedono a partire dal 1919, sono persone sinceramente convinte di fare il bene del loro paese. Sono dei vecchi politici liberali, onesti, scrupolosi, colti. Nitti è uno dei migliori economisti in quel momento presenti nella penisola. Ma hanno due grandi problemi. Primo, un problema culturale. L'Italia è entrata nell'era della comunicazione di massa. È entrata nell'era delle masse. E questi politici, ancora una volta, abituati a parlare alle persone come loro, le persone colte, pacate, benestanti, ragionevoli, quel linguaggio non lo sanno parlare. Non sanno rivolgersi alle folle e dire: avete ragione, noi vi ricompenseremo, non importa come, vi ricompenseremo. No,
dicono, vabbè, e noi facciamo quello che possiamo. L'Italia è un paese sfasciato nel 1919, abbiamo debiti fin sopra i capelli, il nostro debito pubblico fa ridere, quello di oggi, nel senso che oggi sembra che abbiamo i conti in ordine, il debito estero dell'Italia è abnorme, perché l'Italia è stata, la guerra è stata fatta tutta in deficit spending. Il risultato è che i soldi non sono, ragazzi, i soldi non ci sono, le pensioni sono quelle che possiamo fare, più di questo non possiamo darvi. Fine della discussione. Grosso errore. Ma l'altro grosso errore è essere convinti che solo di ricompense tangibili si stesse parlando. Moltissimi veterani tornano, non importa, guardate, di quale orientamento politico, perché non è vero che i veterani sono tutti nazionalisti, ma proprio per niente. La più grande associazione di combattenti del fronte, che viene fondata subito dopo la fine della guerra, si chiama ANC, Associazione Nazionale Combattenti, ed è di orientamento super democratico. È il fascismo regime che si inventerà il mito che i veterani erano tutti schierati a destra, ma proprio no, anche perché, pensiamoci bene, tutto sommato, se uno ha fatto 4 anni di guerra, proprio arruolarsi nelle file di un partito che sostiene che la guerra è la cosa più bella della terra, qualche dubbio ti viene. In ogni caso, comunque sia, la maggior parte dei combattenti non è all'inizio schierata su posizioni nazionaliste o conservatrici o di destra, come le vogliamo chiamare. La maggior parte dei combattenti è schierata su posizioni che oggi definiremmo progressiste. Votano associazioni i cui vertici sono dichiaratamente democratici. Ma indipendentemente dall'orientamento politico, la maggior parte dei veterani della guerra, e quindi qua stiamo parlando di più di 5 milioni di maschi adulti, pensano una cosa, e la pensano tutti: qualcuno mi deve qualcosa, qualcuno mi deve gratitudine e ricompensa, e soprattutto, cosa ancora più importante, è arrivato il momento in questo paese di un cambio, di un mutamento, di una rivoluzione. Siamo noi che abbiamo fatto l'Italia, quindi tocca a noi comandare. Basta con la vecchia classe politica. Adesso noi veterani, noi quelli che siamo sopravvissuti al fronte, noi che abbiamo difeso le nostre famiglie dagli austriaci, noi quelli che abbiamo vinto a Vittorio Veneto, adesso è arrivato il nostro momento. E lo pensano tutti, destra, sinistra, non importa, in modi diversi, in forme differenti, ma questa idea forte tocca a noi, ce l'hanno tutti. E questo è il più grosso errore politico, psicologico, culturale della vecchia classe dirigente liberale: non averlo capito. Certo, poveracci, dobbiamo spezzare una lancia a loro favore, mica facile fare il presidente di consiglio nell'Italia dopo il 1918. Vi faccio un solo caso: il povero Nitti è il presidente del consiglio che prende le redini del paese dopo la caduta di Vittorio Emanuele Orlando. Chi era Vittorio Emanuele Orlando? È un genio. È il presidente del consiglio del governo della vittoria, cioè si autoproclama lui così. Quello che va alla conferenza di pace di Parigi e litiga con tutti. Per cui l'Italia entra nella conferenza di pace di Parigi come uno dei quattro grandi potenze globali e ne esce isolata internazionalmente e detestata da tutti i vecchi alleati. Ora lasciamo perdere tutti i vari motivi per cui gli italiani alla conferenza di pace di Parigi si comportano malissimo e di fatto vengono presi a calci dai vecchi alleati con cui avevano vinto la guerra. Esistono molte ragioni, alcune sono comprensibili, altre sono totalmente delle nevrosi. Una spicca sopra tutte, ma non è l'unica, si chiama Fiume. Cos'è Fiume? Vabbè, città oggi facente parte della Repubblica di Croazia, storicamente, linguisticamente, tradizionalmente italiana, intendo il centro cittadino, isolata in un'enclave slava. Fiume non aveva mai fatto domanda per entrare a far parte del Regno d'Italia, anche perché agli italiani di Fiume di far parte del Regno d'Italia non interessava né tanto né poco.
Finita la guerra, la prospettiva è quella di diventare una città dominata dai croati, e gli italiani di Fiume si precipitano a domandare la protezione del Regno d'Italia. La riassumo molto velocemente. Il Regno d'Italia non, sottolineo, non aveva chiesto Fiume come parte del proprio bottino per entrare in guerra. La aggiungiamo all'ultimo secondo, facendo un capolavoro di incoerenza politica, perché la delegazione italiana si presenta alla conferenza di pace di Parigi dicendo: guardate, noi chiediamo quello che avevamo chiesto nel 1915, tra cui, sottolineo, il confine al Brennero e il confine alla displuviale del Monte Nevoso, il confine orientale, il che vuol dire tenere dentro più o meno 700.000 persone che non parlano una parola di italiano. Lo chiediamo in base agli accordi del 1915, che erano accordi presi sulla base della logica della politica di potenza. Chiediamo quello a cui abbiamo diritto. Però, già che ci siamo, chiediamo anche Fiume. E perché? È in nome dei diritti nazionali. E a quel punto a Parigi gli alleati, intendo inglesi, francesi e americani, dicono: vabbè, guardate, mettetevi d'accordo con voi stessi. O ci chiedete le cose in nome dei principi di politica di potenza, e va bene, o ci chiedete le cose in nome del principio di determinazione nazionale, e va bene anche quello, tutti e due insieme no. È una posizione insostenibile. La delegazione italiana si incarta su sta faccenda. Il governo Orlando si comporta in maniera molto matura, molto pacata, dice: o così o io non gioco più, e abbandona Parigi e torna in Italia. La cosa veramente, devo dire, più patetica di tutta la faccenda è che quando arriva in Italia viene accolto come un eroe nazionale, il che dimostra come la maturità del nostro corpo elettorale già all'epoca non fosse proprio le stelle. Ma vabbè. Ovviamente 2 settimane dopo Orlando con il ministro degli esteri Sonnino devono tornare a Parigi di nascosto, letteralmente a canossa, col cappello in mano, facendosi peraltro prendere a sberleffi, perché nel frattempo non è che gli alleati avevano smesso di discutere, erano andati già avanti, avevano già raggiunto tutta una serie di accordi. Il risultato è che Orlando alquanto comprensibilmente si dimette e va al potere Nitti, il quale si presenta alle Camere, anzi alla Camera dei Deputati, dicendo: guardate, qua noi abbiamo una priorità e una sola. Lui dice: passare dallo stato di guerra allo stato di pace. Sottotesto: siamo nei guai fino al collo, dobbiamo risparmiare all'osso, quindi qui la priorità è smetterla di litigare con gli alleati per una città che gli italiani non sanno nemmeno dov'è, perché, diciamoci la verità, nessuno lo sapeva, e tagliare le spese militari. Vi lascio immaginare peraltro i generali, quando ho detto tagliare le spese militari, cosa non hanno fatto, ma vabbè. Il povero Nitti prosegue cercando di portare questo povero vascello in tempesta che gli hanno affidato fuori dal mare ribollente del, perdonatemi il termine, casino in cui lo avevano ficcato, e come spesso capita agli uomini di governo che salgono al potere chiamati a salvare il paese, gliene capita una dietro l'altra. 10 settembre 1919, sembra finalmente un giorno fausto, Nitti riceve la notizia che a Saint-Germain è stato firmato il trattato di pace con la povera piccola Repubblica Austriaca. Voi lo sapete, io lo so, la Repubblica Austriaca contava meno di zero in quel momento, però era considerata l'erede dell'Austria-Ungheria. Quindi simbolicamente il trattato di pace con l'Austria è il trattato di pace con l'Austria-Ungheria, e quindi è la parola fine alla guerra. Il trattato di Saint-Germain dimostra che l'Italia ha vinto la guerra che ci avevano chiesto i padri del Risorgimento. Abbiamo sconfitto il nemico storico, finalmente, era dal 1848 che aspettavamo. Quindi, non sorprendentemente, Nitti prende il cablogramma che gli è appena arrivato, corre entusiasta alla Camera dei Deputati, si presenta, fa un discorso bellissimo, e da quel momento in avanti dice: adesso tiro il fiato. No. Perché nemmeno 48 ore dopo, lo vedete quel signore lì, altrimenti detto Gabriele D'Annunzio alias il vate della patria? Boh, cosa fa? Prende un gruppetto di disertori della brigata granatieri,
a cui poi si aggiungono via via altre centinaia di soldati, due o tre autoblindo, ruba, perché li ruba, un po' di camion a un deposito dell'esercito e marciano sul fiume. Il Regno d'Italia si è goduto la sua vittoria per meno di 48 ore. E perché questo è possibile? Perché l'esercito italiano aveva tanti problemi, ma non aveva mai, di così mai, avuto tradizioni golpiste. Come diavolo è possibile che nel momento in cui arrivano a Fiume più o meno un migliaio di ufficiali e soldati dell'esercito più lealista della terra si siano ribellati, abbiano marciato in armi contro i loro commilitoni, perché ci sono degli italiani che fanno parte del corpo multinazionale che sorveglia la città di Fiume in attesa di capire questa benedetta città a chi andrà. E quando il povero generale Pittaluga, che era il comandante del corpo italiano e del corpo multinazionale di occupazione, si presenta col suo capo di stato maggiore in mezzo alla strada per fermare questa colonna di sciamannati, Gabriele D'Annunzio quasi lo tira sotto con l'auto. Com'è possibile? È possibile perché ancora una volta quei soldati e quegli ufficiali disertori fanno parte di un nuovo mondo che Gabriele D'Annunzio ha capito e il generale Pittaluga, mi spiace per lui, no. Certo, andrebbe detto che tra quegli ufficiali e quei soldati i veri militari di professione sono letteralmente quattro gatti, cioè i famosi giurati di Ronchi, cioè gli ufficiali della brigata granatieri che nottetempo si ritrovano e giurano o Fiume o morte, sono non degli ufficiali di professione, sono quattro ragazzini che hanno poco più di 20 anni, per carità, veterani di guerra, pluridecorati, ma dei ragazzini entusiasti, sì, appassionati sicuramente, cresciuti nella cultura di guerra, cioè bombardati per anni dall'idea che loro sono la nazione, non quei quattro barbogi che siedono in Parlamento, non la casta, loro. Quindi se loro pensano che Fiume sia una parte sacra e inalienabile della nazione, diavolo, andiamo a riprenderci Fiume. Ho sempre trovato alquanto bizzarro che i giurati di Ronchi parlassero di Fiume come una parte inalienabile della nazione usando esattamente lo stesso linguaggio che ha usato Putin il 22 febbraio parlando dell'Ucraina. Comunque, siccome le ondate di guai poi si propagano, speriamo che per noi sia finita lì. Vabbè, questo è un altro paio di maniche. Li vedete tutti quei signori che circondano D'Annunzio? Ragazzi, giovani, hanno tutti meno di 30 anni. L'analisi anagrafica, statistica, dei disertori che vanno a Fiume seguendo D'Annunzio ci parla di un'età media che a malapena supera i 19 anni. I più vecchi tra di loro ne hanno 28-29. Chi sono? Sono i giovani che abbiamo fatto combattere durante la guerra. Sono i giovani cresciuti con la cultura della guerra, il che vuol dire appunto convinzione di essere i cavalieri di una missione sacra. E la loro missione sacra, la loro crociata, la missione della loro vita, in cui loro credono sinceramente, la maggior parte di loro non va lì per sport. Sì, alcuni vanno lì fondamentalmente per far casino, altri vanno lì perché non hanno voglia di tornare a casa, altri ci vanno perché non hanno voglia di ricominciare una vita normale. Ma la maggior parte di quei ragazzi lì a Fiume ci va perché ci crede sinceramente, crede che la missione della propria vita sia quella di costruire una più grande Italia, e Fiume è parte integrante di quella grande nazione. Sono quelli cresciuti a pane e odio, perché questa è la cultura di guerra. Tu sei il cavaliere di una missione sacra e tu odierai e odierai fino alla distruzione di tutti i tuoi nemici. Questo non vi ricorda niente? Perché sono esattamente le parole d'ordine del 1914. Paro, paro. Usciti dalla guerra, siamo ancora a quel punto. Nitti, e poi Giolitti, e poi Bonon, e poi Facta, e tutti quegli scrupolosi ministri, funzionari, parlamentari, che cercano di capire cosa diavolo sta succedendo, questo non lo capiscono mai. Difettano di psicologia? Difettano, certo, di sensibilità. Perché è lì
il punto tornante. Il punto decisivo, la chiave di volta per capire come è stato possibile, come mai Benito Mussolini è passato dalle patrie galere direttamente a inginocchiarsi davanti al milite ignoto, considerato salvatore della patria. La chiave non sta in alcune migliaia di camicie nere che si sono messe in cammino verso Roma nell'ottobre del 1922. E se noi continueremo a credere che si debba trovare la chiave di successo del fascismo nella marcia su Roma, continueremo a non capire nulla del collasso dello Stato liberale. Sì, certo, i giovanotti in camicia nera sono una parte importante dell'equazione, la più visibile. Ma intanto vogliamo dire che questi ragazzotti in camicia nera non avrebbero potuto impensierire, non dico uno Stato serio, ma neanche il traballante Stato liberale italiano di quegli anni? Da un punto di vista concreto, reale, dell'uso della violenza. Questi ragazzotti qui, uno Stato non l'avrebbero potuto rovesciare neanche in sogno. Perché sì, lo so, tante storie sono state raccontate sugli squadristi. Erano giovanotti, intanto anche loro, innamorati della violenza, convinti che la brutalità fosse l'unica arma risolutiva nella contesa politica. E ancora una volta anche loro, convinti, come tanti altri loro coetanei, che gli avversari politici non andassero semplicemente battuti, andassero spazzati via. È difficile ricostruire tutti i fili intrecciati che parlano di quella grande biografia collettiva che sono alla fine gli squadristi. Hanno tante origini differenti, eh? Non c'è uno squadrista tipo. Non c'è un modo di diventare squadrista. La fenomenologia più evidente del fascismo, cioè la violenza come arma sistematica nella contesa politica portata avanti da quei giovanotti lì, in realtà ha tante origini differenti. C'è chi viene da una buona famiglia della borghesia cittadina e magari era uno studente troppo giovane per aver fatto la guerra, però avrebbe tanto voluto farla, perché la guerra era la santa crociata ed era la missione della mia generazione. Diavolo, l'ho persa perché ero nato 6 mesi troppo tardi, ma vi pare giusto? No, io la guerra la devo fare, e se non l'ho potuta fare contro gli austriaci, allora viva Dio, la farò contro i nemici interni, che tanto sono più pericolosi degli austriaci, così mi metto in pace con la mia coscienza. C'erano molti veterani, certo, ma non tanti. Se noi andiamo a fare un'analisi vera delle squadre di azione, di combattimento del movimento e poi partito fascista, beh, scopriamo che uno dei grandi miti dello squadrismo, cioè che fosse un'armata di veterani formidabili e pronti al combattimento, non sta in piedi. Quelli non erano un'armata di veterani. I veterani prendevano il comando delle squadre fasciste, ma più della metà di quei giovanotti lì non aveva mai visto una trincea in vita loro. E per essere del tutto precisi, molti di loro non avrebbero saputo scarrellare un otturatore e mettere un colpo in canna. Perché? Perché non avevano fatto nemmeno il servizio militare. Imparano a usare le armi durante la loro esperienza di squadristi. Perché? Come diavolo è possibile che migliaia e migliaia di giovanotti, lo ripeto, di estrazione sociale anche molto differente, con profili biografici molto differenti, a un certo punto siano stati incorporati in una milizia paramilitare, perché questo è lo squadrismo, un corpo armato paramilitare illegale, tollerato e, per dirla subito, armato e organizzato molto spesso dalle forze armate, dalla polizia e dalle prefetture. Perché? Guardate, vi rispondo citando una parabola biografica a cui sono molto affezionato, anche perché è una delle fonti memorialistiche più evidenti dello squadrismo come esperienza. E diremo subito che non si può riassumere tutto il fascismo nell'esperienza dello squadrismo, ma nemmeno riassumere nel fascismo la parabola dello squadrismo. Sono due cose che andrebbero tenute distinte.
C'è un ragazzo che si chiama Mario Piazzesi. Mario Piazzesi è uno studente giovanissimo. Ha 17 anni quando la guerra finisce. Uno di quelli nati troppo tardi. L'ansia dell'essere nati troppo tardi in questo paese fa danni. L'aveva fatto anche alla fine del XIX secolo. Nati troppo tardi perché lui la guerra l'avrebbe voluta fare. Come tanti ragazzi della sua età. No, non meravigliamoci, è dal 1915 che la letteratura giovanile di questo paese non fa altro che dire quanto è bello fare la guerra. Prendetevi il Corriere dei Piccoli del 1915, 16, 17, 18 e vi troverete ogni 3x2 esaltazioni di come è bello diventare grandi imbracciando un fucile. Stiamo parlando di una generazione di ragazzi, ragazzini e bambini bombardata tutti i giorni dall'idea che per essere uomini bisogna andare a combattere. Non sorprendentemente, è un'equazione culturale che sta in piedi almeno da 150 anni a quel punto. Mario Piazzesi è il figlio di una buona famiglia della borghesia fiorentina. Il papà è andato in guerra, tornato, ufficiale. Insieme ad altri ufficiali, come spesso capita, quando si è fatta la guerra insieme o anche semplicemente il servizio militare, organizza delle cene, ci si ritrova, si chiacchiera. E Mario Piazzesi, che non partecipa a queste cene, orecchia dalla porta. E un giorno sente un capitano degli Arditi, amico di papà, fare tutto un lungo discorso contro il governo. È il governo di Nitti, 1919. Che colpa ha il governo? Tutte le colpe della terra. Primo, per colpa del governo non ci hanno dato le colonie. Per colpa del governo non ci hanno dato fiume. Per colpa del governo... una lamentela a piacere, il candidato inserisca una lamentela a piacere e, attenzione, il governo non ha organizzato una festa della vittoria. Oh, cos'è la festa della vittoria? Una grande parata militare che in tutte le capitali europee, devo dire, si è organizzata nel 1919, tranne che in Italia. Perché non si è organizzata sta parata della vittoria? Ed era così importante? Alla seconda domanda rispondo subito, sì, sempre la vecchia cosa della gratitudine, ve la ricordate? Centinaia di migliaia di veterani che dicono, vabbè, noi siamo tornati, diteci grazie, come? Con una grande festa nazionale, ci fate sfilare sotto un qualsiasi arco di trionfo come hanno fatto a Parigi, che ne so, per le vie di Roma, ci fate raggiungere l'altare della patria, ci suonate l'inno nazionale, sventolate due bandiere, ci dite grazie e noi siamo a posto così, più o meno. Il governo Nitti non lo fa. Perché non lo fa? Perché non lo capisce. Intendiamoci, aveva ottime ragioni, eh? Sapete, la guerra italiana finisce appunto il 10 settembre. Il 12 settembre abbiamo un tentativo di colpo di Stato per le mani e al governo, devo dire, probabilmente sfugge il momento per organizzare una festa della vittoria. Per di più, non andrebbe dimenticato che nell'autunno del 1919 l'Italia è in piena campagna elettorale. Sì, voi mi direte, ma l'Italia è sempre in campagna elettorale. Certo, ma quella campagna elettorale è peggio di tutte le altre, non peggio di quelle che verranno dopo, onestamente. Perché è una campagna, come dire, un pochino colorita, un po' accesa. Ci si spara addosso, ci si lancia un po' di bombe a mano, disfattista, traditore, insomma la solita questione, la solita minestra. Quella campagna elettorale, il fatto che l'Italia ha questo piccolo problemuccio di un colpo di Stato più o meno abortito a fiume, e il fatto che non c'è un soldo in cassa sconsigliano il governo Nitti dall'organizzare una grande festa per la vittoria. Aveva le sue ragioni? Sì che le aveva. Ha fatto bene? No, un clamoroso autogol politico e mediatico soprattutto. I veterani si convincono che il governo legittimo in carica non ha alcun interesse per loro. Si convincono di essere tornati, rubo una formula che ricorre in tantissimi diari, in una patria ingrata. C'è un ragazzo poco più vecchio di Mario Piazzesi che ha fatto la guerra come ufficiale che scrive nel suo diario: noi siamo tornati solo per prendere sputi. Altra grande immagine mitica che comincerà a circolare in quegli anni: il veterano che torna dal fronte con ancora addosso la sua divisa, con le medaglie, che viene affrontato nelle strade e preso a sputacchiate o preso a calcio, gli strappano le medaglie. I disfattisti, sovversivi, traditori,
chi sono questi? Quelli che credono nella rivoluzione sovietica. Vogliono fare la rivoluzione sovietica in Italia, la prima cosa che fanno è prendere a bastonate i veterani. È vero? Sì e no. È vero che capitarono alcuni episodi così. Il mito della rivoluzione sovietica è bello acceso, ma erano pochi, pochi episodi intendo, sufficienti per creare un trauma psicologico, e tutti si convincono improvvisamente: oddio, qua i rivoluzionari ci vogliono fare la pelle, l'unica colpa che ho io è quella di aver fatto il mio dovere. E invece di accogliermi con la fanfara, voi mi sputate in faccia? Fake news? Sì, totali. Gli italiani di quegli anni, di quei giorni, vivono in preda ad alcune ossessioni. Tutte, tutte frottole. Sono frottole, ad esempio, quelle relative alla rivoluzione sovietica che arriverà in Italia. Non nel senso che i socialisti non lo dicano. Purtroppo per loro lo ripetono tutti i giorni due volte la domenica, ma non hanno la capacità di farlo e per dirla tutta in realtà non vogliono nemmeno. Il mito della rivoluzione sovietica in Italia rimarrà un mito. Il combattente sputacchiato, mito, anche quello. Guardate, io ho passato anni negli archivi, soprattutto l'archivio centrale dello Stato, a cercare le prove delle aggressioni ai combattenti. Sapete quante ne ho trovate nell'arco 19-22? 8, sparse in tutta Italia. Gravissimo, per carità, ma 8. Ma improvvisamente, soprattutto se andate a leggere le pagine di alcuni giornali, che so io, uno a caso, Il Popolo d'Italia, quegli 8 diventano 8.000 e improvvisamente tutti i combattenti decorati d'Italia vengono bastonati e vengono vilipesi nelle strade. E poi c'è il governo traditore. Traditore perché? Perché non vi vuole rendere grazie. E allora sapete cosa dovete fare voi giovani? Voi giovani che avete fatto la guerra, voi che la volevate fare perché siete sinceramente innamorati della patria, venite con noi. Vi mettete una camicia nera, noi vi diamo un'arma in mano e cacciamo noi disfattisti, ci sostituiamo allo Stato. Ora, sull'arma glissiamo. Fino al 1920 i fascisti non sarebbero stati in grado di organizzare una battuta di caccia alla quaglia. Se non c'era l'esercito che gli dava i camion, non riuscivano nemmeno a spostarsi di quartiere. Ma funziona come retorica. Gli squadristi si intitolano l'idea di essere i difensori della patria. Loro, i bravi ragazzi in camicia nera, sono loro i figli generosi della nazione, sono loro che vogliono difendere l'Italia di Vittorio Veneto. E l'Italia di Vittorio Veneto è la parte migliore di questo povero paese. Abbiamo vinto la guerra, ma ci vogliono rubare la vittoria. Chi è che ce la vuole rubare? Chiunque. I disfattisti, i socialisti, gli anarchici, i comunisti, l'Europa cattiva, gli alleati cattivi, Wilson, gli Stati Uniti. C'è un elenco di gente che vuole rubare la vittoria che non finisce più. L'elenco delle lamentele, delle psicosi degli italiani tra 19 e 22. Potremmo andare avanti tutta la sera a fare l'elenco. E chi è che si oppone? Chi è che si erge per difendere la patria? Loro. Come? Beh, con le armi mica tanto, perché non è che funzionassero benissimo. Però funzionano bene quando c'è da prendere a legnate o a sparare addosso a degli avversari politici impreparati e inermi. Ecco, contro gli avversari politici disarmati sono bravissimi, veramente bravissimi. Si ergono a difensori della patria uccidendo persone disarmate o bastonando avversari inermi quando gli va bene, o bruciando le camere del lavoro o devastando le sedi dei partiti che non gli vanno a genio, cioè tutti tranne il loro. Ma il problema non è solo questo, quindi non è solo di una marmaglia di ragazzotti convinti di essere i salvatori della patria che si scagliano contro un governo composto da persone che non sono in grado di capire quello che sta succedendo. Il problema è, e lo abbiamo già detto, che dietro di loro c'è qualcos'altro, perché lo squadrismo da solo non sarebbe stato in piedi per 5 minuti. Come formazione paramilitare faceva acqua a tutte le parti. Perché lo squadrismo arriva a un punto tra 1920 e 21 in cui viene considerato, viene rappresentato e soprattutto viene percepito
come una credibile minaccia paramilitare? Allora, in parte è perché dietro di lui appunto esistono azioni illegali degli apparati medesimi dello Stato, l'esercito in primo luogo. I militari a un certo punto scommettono sui ragazzotti in camicia nera. E perché lo fanno? Ma intanto si potrebbe cominciare col dire perché nel 1919 il governo legittimo in carica gli aveva detto di farlo. Brutta cosa quando si ha paura. Nel 1919 il governo in carica, sto parlando di Nitti, si fa prendere dal panico e per una serie di motivi che non ho il tempo di spiegare adesso comincia a credere che stia per arrivare veramente la rivoluzione sovietica in Italia. E quindi cosa fa? Scrive ai comandanti di corpo d'armata e ai prefetti del regno dicendo: guardate, noti informatori ci avvisano che da qui a qualsiasi momento potrà scoppiare una rivoluzione di carattere bolscevico. Quindi voi tenetevi pronti e prendete contatto con la parte sana della nazione per reagire anche con l'uso della forza. Sottotesto: tu, comando di corpo d'armata, adesso contatti tutte le associazioni patriottiche di destra della tua zona e gli dai delle armi. Cioè, per riassumere in termini ancora più semplici, la presidenza del Consiglio dei Ministri ordina agli apparati dello Stato di armare illegalmente delle milizie paramilitari illegali per combattere una guerra civile che non è ancora stata dichiarata. Ora, non è che ci voglia un genio per capire che questa è un po' l'apertura del Mar Rosso, dopodiché non si torna più indietro. Da quel momento in avanti, comandi di corpo d'armata, prefetture, questure continueranno a svolgere questa politica indipendentemente dagli ordini che arrivano dal centro. Assistiamo a uno scollamento radicale tra il centro della vita politica e ciò che succede nelle province del regno. Io, comando di corpo armata, ho ricevuto per la 26esima volta l'ordine del Ministero della Guerra di non sostenere assolutamente in nessun modo milizie paramilitari di destra. Sì, me ne infischio. Certo, ufficialmente rispondo che in ottemperanza agli ordini ricevuti il Corpo d'Armata di Milano assolutamente non si permette di compiere azioni illegali. Detto tra di noi, continuo a fornire alle milizie paramilitari camion, mitragliatrici, moschetti e munizioni. Oh, gli squadristi non sono gli unici, sono gli ultimi, nel senso sono quelli più efficienti all'interno di una galassia di milizie paramilitari di destra che in Italia cominciano a formarsi all'inizio del 19. Sono quelli più efficienti perché è vero che non sono tutti formati da veterani, è vero che la maggior parte di loro sono dei ragazzini che un anno prima non sapevano cos'era il calcio di un fucile, ma oltre a metterci passione, entusiasmo e una certa dose di coraggio fisico, comunque sono anche comandati da ufficiali di provata esperienza. E grazie a loro che le squadre di combattimento si dimostrano la milizia paramilitare patriottica, come si autodefiniscono, più efficiente. E da lì a qui il passo è breve. Si comincia nel 1920, si comincia nelle campagne, si comincia a Bologna, l'eccidio di Palazzo d'Accursia, municipio di Bologna eletto legalmente a maggioranza socialista massimalista, viene espugnato da alcune squadre di combattimento che indossano la camicia nera, la grande prova di forza, la dimostrazione dell'efficienza dello squadrismo. Efficienza. Il comune socialista non ci prova neanche a difendersi, nel senso avrebbe voluto, ma alla prima scarica di moschetti improvvisamente le cosiddette guardie rosse che avrebbero dovuto proteggere il municipio scappano da tutte le parti e i socialisti che avevano inalberato la bandiera rossa e avevano detto peste e corna del governo del re chiamano in prefettura chiedendo aiuto e dalla prefettura, dopo aver riso credo per 2 ore, con molta calma spediscono un reparto dell'esercito che circonda i fascisti, gli lascia fare tutto quello che vogliono, cioè mettere a ferro e fuoco il palazzo municipale. Dopodiché i fascisti denunceranno che nel caos totale è morto un consigliere
comunale di minoranza che era un veterano della Grande Guerra, quindi la colpa diventa dei socialisti e il consiglio municipale improvvisamente viene sciolto. Ups. Grande prova di forza, ma soprattutto grande prova di capacità mediatica. Noi fascisti non volevamo far male a nessuno, volevamo semplicemente togliere la bandiera rossa e rimettere il tricolore. Poi i socialisti hanno cominciato a sparare, è morto uno dei nostri, che non era uno dei nostri, nel senso che quel consigliere di minoranza effettivamente non era fascista, quindi è tutta colpa dei violenti, brutali, barbari bolscevichi, e quindi la Bologna socialista diventa un ricordo, con la benedizione dell'esercito, della polizia e della questura di Bologna. Si comincia da lì e si arriva a Roma nell'autunno del 22, e anche noi, per noi è arrivato il momento di concludere questa lunga, lunga chiacchierata. Perché l'ottobre del 22? Perché proprio in quel momento? Perché a un certo punto Benito Mussolini, che detta come va detta, era molto scettico, per usare un eufemismo, sulla possibilità di riuscita di un colpo di Stato, nel senso che non era completamente imbecille e sapeva che le sue squadre d'azione non avrebbero potuto fare un colpo di Stato neanche a San Marino, perché dà il via libera? Perché la marcia su Roma non è un colpo di Stato, è una clamorosa messa in scena mediatica, è un atto performativo, è letteralmente una performance teatrale. La marcia su Roma da un punto di vista militare non aveva una speranza di riuscita, nemmeno una. E guardate, basta prendere in mano il piano, piano si fa per dire, nel senso che, vabbè, non so quanti di voi conoscano bene la geografia attorno a Roma, ma il punto più vicino di raggruppamento delle colonne per marciare su Roma era Santa Marinella. Avete presente, no? Sul mare. Bello, bellissimo posto, stupendo. Adesso c'è anche una bella linea ferroviaria, ma all'epoca avrebbero dovuto farsela a piedi. Tanti chilometri a piedi, peraltro sotto una pioggia battente. Lasciamo perdere quelli che si sarebbero dovuti radunare a Tivoli, che bisogna prendere il raccordo autostradale oggi per arrivare alle porte di Roma, o a Monte Rotondo, che peraltro portava pure Iella, perché ci aveva già provato Garibaldi a trovarsi a Monte Rotondo. Vabbè. Ma la cosa più divertente di quel piano è dove stava il comando degli squadristi. A Perugia. A Perugia. Ora, arrivare a Perugia è fuori di testa oggi. Nel 1922 era un incubo. Non c'era una linea telefonica, non c'era una linea del telegrafo. E per farla molto breve, il comando di Perugia non comandava assolutamente a nessuno. Perdono i contatti con le colonne a Monte Rotondo, Tivoli e Santa Marinella praticamente un'ora dopo aver dato l'ordine di mobilitazione. Quindi il comando di Perugia, che per carità si insedia tranquillamente in un hotel a Perugia senza colpo ferire, non ha assolutamente la capacità di controllo su nulla. Ora, non è che ci voglia veramente un analista militare per capire che questo piano non stava in piedi, nel senso che un boy scout l'avrebbe fatto meglio. Ma tanto per, come dire, ricordare che non erano tutti improvvisamente rincretiniti, nemmeno gli squadristi, non so quanti di voi conoscono il nome di Dino Grandi, che è più celebre per essere quello che l'ha affossato il regime fascista, nel senso che è l'artefice dell'ordine del Gran Consiglio della notte del 25 luglio. Dino Grandi, all'inizio, è uno dei grandi protagonisti del fascismo. Non aveva aderito al movimento fin dall'inizio, lui è un altro di quelli che aderisce durante il 1920. Notabile, veterano lui stesso, bravissimo giornalista, abile retore e anche abile pianificatore politico. A un certo punto Dino Grandi, che era uno di quelli contrari al colpo di forza, incontra Italo Balbo. Italo Balbo, tutto fiero, gli mostra il piano che hanno elaborato i cosiddetti quadrumviri. Sui quadrumviri e si potrebbe parlare a lungo. Avevano arruolato il generale De Bono tra i quadrumviri. Ora, noi a Bassano probabilmente il generale De Bono lo conosciamo un po' meglio, perché è uno di quegli sciamannati che comanda il corpo d'armata sul grappa. De Bono era, vabbè, l'equivalente di un attore circense all'interno delle forze armate. Nel senso, i fascisti lo reclutano considerando che così hanno un generale professionista, serio, capace, bla bla bla. Ma De Bono era considerato poco meno che un cialtrone dai suoi colleghi, e lo era. Nel senso, tra i fascisti l'unica cosa che era nota di De Bono era la barba. A parte questo, era considerato poco meno che un imbecille. E devo dire,
persino un generale con pochi meriti, non si capisce come abbia fatto ad avallare un piano che era un suicidio da un punto di vista militare. Quando Dino Grandi vede il piano, guarda Italo Balbo, erano vecchi amici, e gli dice, purtroppo non lo posso ripetere perché lo dice in dialetto bolognese, io non riesco a rifarlo, è: voi siete cretini. È l'unica cosa che gli dice. Dopodiché gira i tacchi e va via. Perché? Perché il piano non sta in piedi. Ma il punto è questo: non doveva stare in piedi, non era assolutamente necessario. L'essenza della marcia su Roma, così come la concepisce Mussolini, non è il piano militare, e lo scrive pure negli ordini diramati ai quadrumviri e poi alle colonne squadriste. C'è scritto nero su bianco che l'ipotesi di uno scontro con le forze armate dello Stato è solo la più dolorosa delle opzioni. Era un atto di performance teatrale. Perché? Perché era 6 mesi che la crisi era precipitata e Mussolini doveva entrare a far parte di un nuovo governo. Era almeno dall'agosto del 22, dall'estate, quando viene proclamato uno sciopero generale, improvvisamente l'Italia riprecipita nel panico della rivoluzione, che si continua a ripetere che i fascisti devono essere chiamati al potere. Un piccolo dettaglio che a Mussolini non va giù: lui non vuole entrare a far parte di un nuovo governo conservatore, lui vuole essere il governo. Il potere lui non lo vuole condividere, lo vuole tutto per sé, perché lui è il salvatore della patria. E questo è il risultato. 25.000 ragazzotti sbandati nelle campagne, senza un piano, senza mangiare, senza bere, senza armi. Da un punto di vista militare, la marcia su Roma inizia all'alba del 28 ottobre e, sempre da un punto di vista militare, termina alle 15 del 28 ottobre. Quando? Quando una prima colonna arriva più o meno all'altezza di Orte e si trova di fronte a un posto di blocco, con i blindati, i cannoni e le mitragliatrici. No, hanno tolto 2 traversine e ci sono 25 carabinieri e 30 soldati, che peraltro stanno consumando il rancio. I fascisti avanzano e questi sparano una sventagliata di mitragliatrice, fine della marcia su Roma. Da cui appunto il detto, poi reso immortale a Dino Risi nel film del 62 La marcia su Roma: o Roma o Orte. Ora, il problema è proprio questo: il generale Emanuele Pugliese, che reggeva la piazza di Roma, non ha bisogno di mobilitare artiglieria e carri armati per fermare i fascisti. Fa togliere le traversine a un'altezza che è più o meno quella del grande raccordo anulare di oggi, e la marcia su Roma militarmente finisce lì. Gli squadristi armati non vedranno mai nemmeno le mura di Roma, mai, perché ci entreranno dopo la costituzione del governo Mussolini, quando Mussolini, devo dire pure con un certo fastidio, li invita ad entrare. Gli squadristi, bagnati, inzaccherati, incavolati, perché era 3 giorni che questi stavano sotto la pioggia senza uno straccio di ordine, raggiungono faticosamente Roma, per di più a piedi perché le linee ferroviarie erano ancora interrotte. Il generale Pugliese li fa entrare, lui Roma l'aveva difesa, aveva fatto tutto quello che gli era stato chiesto, senza sparare un colpo peraltro. Gli squadristi entrano e, non trovando niente di meglio da fare, devastano il quartiere di San Lorenzo, che, come forse alcuni di voi sanno, era e è ancora in parte oggi il più tradizionale dei quartieri popolari di Roma. Perché? È perché gli abitanti di San Lorenzo dicono: no, ho detto, voi sarete pure entrati a Roma, prendetevi pure il governo, ma non sarete mai i padroni del nostro quartiere. E loro oppongono l'unica resistenza che Roma abbia mai opposto veramente alla cosiddetta marcia, sottolineo cosiddetta. Quindi vedete, di questa marcia, o quella che poi verrà raccontata in questo fantastico lungometraggio che è A Noi, un film costruito nel 1923 con scene girate nel 22, la più clamorosa messa in scena cinematografica della storia di questo paese, perché è più o meno 1 ora di lungometraggio fatto tutto di scene montate
una sull'altra in maniera molto abile per dare la sensazione di un'epica rivoluzione che non c'è mai stata, un cumulo di menzogne. Ecco, da quella marcia che non c'è mai stata, ritorniamo all'alfa della nostra chiacchierata. Come è stato possibile? È stato possibile perché, vedete, quel signore lì è stato il più clamoroso interprete teatrale del Novecento italiano. Qualcuno che ha elevato la menzogna ad arte della costruzione politica, la farsa a strategia di governo. Ed è riuscito a convincere tutti, anche il re, buona parte dell'esercito, che lui aveva veramente il potere di andare al governo con la forza. Cosa totalmente impossibile. Quel potere non l'aveva, non l'ha mai avuto, forse non avrebbe nemmeno saputo gestirlo. Ma ci hanno creduto tutti. E quindi, vedete, alla fine il problema di Roma 1922 non è quello di capire un colpo di Stato che è riuscito con o senza l'appoggio di parti dello Stato medesimo, che è vero, questa è una parte del problema. Non è nemmeno quello di capire come mai i vertici della politica tradizionale erano così spaventati da cedere il potere. Uno dei grandi miti del fascismo di tutti i tempi è che il potere è stato conquistato. Questo film, quello che vi ho mostrato prima, doveva servire a ciò, a dimostrare che il potere i fascisti l'avevano conquistato, perché è brutto per l'armata dei figli della nazione dire che il potere non l'hanno conquistato, se lo sono fatti regalare. Ma è quello che è successo. I vertici della politica liberale il potere l'hanno ceduto per paura, per convenienza, per alleanza, per calcolo, calcolo sbagliato ovviamente, ma calcolo. Tutto questo è ingrediente del mistero, che a tutt'oggi rimane un mistero, la chiave di volta del successo del fascismo, che è anche la chiave di volta del consenso al fascismo. Ma alla fine, la vera domanda che era rimasta in evasa dalla maggior parte degli storici era: com'era stato possibile che quell'uomo lì venisse applaudito come salvatore della patria? Intendiamoci, salvatore anche dai suoi stessi uomini, perché questo è un altro dei grandi segreti di Mussolini, che si fa chiamare al potere convincendo tutti che solo lui può tenere buoni i bravi ragazzotti in camicia nera, su cui peraltro non aveva praticamente nessun potere. Questa era la domanda in evasa. Al come è stato possibile? La risposta doveva essere, fin dall'inizio, perché lui aveva capito la realtà della politica del Novecento, la farsa, il teatro, la commedia. Ed è a questa risposta che io ho cercato di inseguire nel corso del mio libro. Grazie. Grazie davvero Marco per la bellissima e avvincente esposizione. Purtroppo abbiamo pochissimi minuti ancora, se c'è qualche domanda, e ricordo che in fondo alla sala è possibile acquistare il libro pubblicato dall'editore Il Mulino. Credo di aver capito la domanda, puoi riformularla per favore? Quanto siamo colti per? Le dirò la verità, in effetti da una domanda molto simile sono partito anch'io, cioè quanto abbiamo la capacità di capire le vere conseguenze di lungo periodo di un evento del genere? Io ho cominciato esordendo, poi non mi sono soffermato per molti motivi anche di tempo, sulla portata di lungo periodo della salita al potere del fascismo. Io continuo a parlare di salita al potere, non di conquista, per i motivi che vi ho elencato. È come se in qualche modo la marcia su Roma fosse stata un sasso lanciato in uno stagno, con le onde che si propagano. Ora, io l'ho definito, e continuo a credere che sia ovviamente, l'evento più nefasto della storia nazionale,
ma non è stato nefasto appunto solo per l'Italia. Ora pensate a quello che succede a un certo punto in una birreria di Monaco l'anno successivo. Un signore chiamato Adolf Hitler decide di provare a sovvertire la Repubblica Bavarese, che è la parte costitutiva della Repubblica Tedesca. Ora lasciamo perdere che organizzare un colpo di Stato in una birreria si può fare solo a Monaco. Ma non è questo il punto. Il punto è che quel putsch, come si chiama, fallisce in maniera grottesca per la reazione di un drappello di poliziotti. Attenzione, Adolf Hitler ruminerà molto a lungo in carcere, purtroppo poco carcere, sul perché il suo putsch era fallito, perché dal 1922 in avanti sono tanti i leader dei vari movimenti nazionalisti e conservatori in Europa che dicono: vabbè, ma se ce l'hanno fatta loro, lo facciamo anche noi. Leader di paesi sconfitti, eh? Il paradosso dell'Italia, che è un paese vincitore, che in qualche modo si prende ammazzate da sola. Ma perché la marcia su Roma ha successo e il colpo di Stato di Hitler a Monaco no? Per carità, ci sono vari motivi anche concreti. Ma la risposta, in realtà, o forse la più efficace delle risposte, è perché il modello del putsch tradizionale, del colpo di Stato, del complotto, non funziona. La marcia su Roma funziona perché è pubblica. Voglio dire, cos'ha di complottistico la marcia su Roma? 4 giorni prima ne parlano, lo dicono su tutti i giornali, dicono a tutti: stiamo arrivando. Funziona perché è sparata sui mass media. Cosa voglio dire? Le conseguenze di più lungo periodo non sono solo che Benito Mussolini e i suoi hanno insegnato agli europei che i colpi di Stato non si fanno coi carri armati, ma si fanno coi giornali, ma che quell'onda di lungo periodo è arrivata fino a noi. L'influenza più nefasta di quel genio mediatico è che in qualche modo ha segnato un punto di non ritorno del come si conquista il potere, o si ottiene il potere, o ci si fa cedere il potere, che secondo me ha delle lunghe eredità oggi. Si riempiono i giornali di false notizie, ci si inventa dei nemici inesistenti, si coltivano le psicosi delle masse e alla fine ci si presenta come salvatori. Cosa c'è di tanto esotico in un modello come questo? Perché a me sembra che non solo in Italia, ma in tutta Europa, sia un modello francamente vincente ancora oggi. E allora, vedete, se mi chiedessero un'altra volta perché io ho scritto un libro come questo, per molti motivi, ma anche perché, come spesso capita quando scrivo i libri, io parto sempre da un dato di attualità. A me sembra che quel modello di conseguimento del potere sia un modello particolarmente vivace oggi. E la cosa, vi dirò, mi preoccupa il quantino. Prego. Sì. Sì, ci sono. La classe politica liberale gioca una partita molto deficitaria, sia prima che subito dopo la guerra. Ci sono delle forti contraddizioni e incoerenze, certamente sì. Allora, nel caso di Nitti, che era personalmente un galantuomo, dettate dal panico e dalla paura, letteralmente dall'insufficienza di strumenti per capire la realtà. Nel caso di incoerenze che vengono da lontano, come i motivi per cui l'Italia era entrata in guerra o il modo in cui aveva cercato di chiudere la guerra, vengono da una distorsione del ruolo dell'Italia nella politica internazionale. Voglio dire, altri liberali che si autodefinivano liberali, liberali di destra magari, come Vittorio Emanuele Orlando, come Sonnino, l'idea che qualsiasi strumento che avrebbe portato alla costruzione di un impero italiano andavano bene. Giolitti stesso, in realtà, che è il più eminente degli statisti, è vittima di una serie di contraddizioni e ambiguità.
Giolitti userebbe volentieri lo squadrismo come parte dei suoi giochi parlamentari. È lui il primo convinto della necessità strategica di inserire il fascismo nel gioco parlamentare della politica legittima. E infatti è lui che lo fa eleggere in Parlamento, perché il fascismo entra in Parlamento non nel 19, entra in Parlamento coi blocchi nazionali voluti da Giolitti. Dopodiché capita più o meno quello che successe quando la Lega entrò in Parlamento con un'alleanza elettorale con Berlusconi, e poi Bossi si alzò in Parlamento dicendo: no, ma io non voterò mai la fiducia a questo governo. Mussolini si alza in Parlamento e dice: mai con Giolitti, ma vi abbiamo eletto insieme, fa lo stesso. Bisogna dire che si trovano di fronte a un animale politico molto scaltro. Mussolini non era uno statista, dimostrerà nel corso degli anni tutta la sua incapacità di fare un calcolo razionale sui costi e i benefici del paese, ma in quanto a protagonista del teatrino della politica invece era assolutamente un leader ineguagliato. Lui riesce a bilanciare le paure della rivoluzione e l'immagine di sé come uomo d'ordine, e ad essere allo stesso tempo leader rivoluzionario nazionale e uomo moderato, e a seconda dell'interlocutore cambia registro linguistico. Ecco, adesso non vorrei esagerare, però devo dire, secondo me lui è il prototipo dell'uomo pubblico a cui noi ormai sembriamo assuefatti, colui che cambia completamente impostazione, principi, riferimenti e parole a seconda del momento e a seconda dell'interlocutore con cui sta parlando. Di fronte a un uomo del genere, i politici liberali di vecchia scuola sembrano dei bambini. Per carità, non è tutta colpa loro, ma, e su questo lei ha perfettamente ragione a richiamare il problema, ma hanno delle colpe profonde. Alcune colpe sono comprensibili, aver ceduto al panico. Altre colpe sono meno comprensibili. Quella di aver creduto di potersi baloccare con il fascismo, in qualche modo depotenziandolo, rendendolo un elemento gestibile del gioco parlamentare, ecco, questa invece è una colpa di ibris, di arroganza che gli dèi poi puniscono, perché voleva dire non aver capito che la violenza non era un epifenomeno del fascismo, era il suo DNA. Questa sì che è colpa della classe liberale. Prego. No, ha ragione. Sì, ha perfettamente ragione. Devo essere velocissimo perché dobbiamo chiudere. Vittorio Emanuele III gioca una partita estremamente ambigua. Lui si trova di fronte a una priorità, che è quella che l'ha sempre accompagnato, la sopravvivenza della dinastia. E in base a questa priorità fa le sue scelte. Ma non dimentichiamoci mai che tradizionalmente, salvo nei momenti di crisi, il re in Italia regna ma non governa. Lui da 3 anni si aspetta che i suoi primi ministri risolvano il problema. Da 3 anni vede l'Italia allo sfacelo, la disgregazione. Da 3 anni si rende conto che la classe dirigente liberale ha perso il controllo della situazione. E non dimentichiamo mai che lui in prima persona è il destinatario di un messaggio ormai diffuso da mesi: i fascisti devono entrare al potere. Quando gli presentano la famosa bozza dello stato d'assedio, Vittorio Emanuele III dovrebbe firmare quello stato d'assedio, che peraltro è già stato proclamato, per far entrare formalmente in vigore molte misure, tra cui la possibilità per gli ufficiali dell'esercito di sparare ad alzo zero con l'artiglieria contro gli squadristi. Ma lui, e su questo poi verrà molto condannato, si rifiuta di firmare lo stato d'assedio nel minuto in cui chiede al povero Facta, presidente del Consiglio dei Ministri, che peggio non ci poteva essere perché era un uomo di modestissimo spessore e totalmente inadatto a tempi di crisi: va bene, ma se io lo firmo cosa succede? E Facta allarga le braccia. Poi si è creata negli anni la leggenda per cui
Vittorio Emanuele III abbia direttamente interrogato Armando Diaz. Ho detto, ma se io darò l'ordine di sparare, l'esercito farà il suo dovere? E negli anni si è creata la leggenda per cui Armando Diaz abbia risposto, maestà, l'esercito farà il suo dovere, ma sarebbe meglio non metterlo alla prova. È vero? Guardate, quasi sicuramente questa frase è apocrifa, ma indica, come spesso capita alle grandi frasi apocrife che corrono nei tempi, uno stato d'animo molto diffuso. Anche perché, guardate un po', questa frase viene citata in maniera quasi identica in una intercettazione telefonica dell'agosto del 22. Intercettazioni telefoniche in questo paese sono una bella simpatica abitudine da circa un secolo, grazie a Dio, perché gli storici con questo possono lavorare. Nell'agosto del 22 viene proclamato lo stato d'assedio a Milano. C'è lo sciopero generale, il comandante del corpo armata di Milano riceve i pieni poteri e la prima cosa che fa è alzare la cornetta del telefono e telefonare allo stato maggiore a Roma. Perché chiede esattamente al governo lui cosa ci deve disarmare, milizie illegali e ripristinare l'ordine pubblico. Lì c'è un minuto di silenzio nell'intercettazione telefonica. Dopodiché questo fa, voi vi rendete conto, vero, ve la sto riassumendo, che se devo fare una cosa del genere io devo far sparare anche sui fascisti. Minuto di silenzio a Roma. E fa, ah, beh no, ma sui fascisti no. Perché se lo facciamo sui fascisti, poi chi ci salva dai comunisti? Grande punto di domanda. E poi lì si inserisce questa frase, ma perché sapete, poi i fascisti sono lì che si domandano, ma l'esercito farà o no il suo dovere? Curioso, vero, che quella frase apocrifa fosse stata pronunciata quasi identica alcuni mesi prima. Io l'ho sempre trovato molto bizzarro. Ma perché è importante? Perché indicava uno stato d'animo molto diffuso. E attenzione, Vittorio Emanuele III non aveva idea, colpa sua, intendiamoci, che quello stato d'animo non avrebbe mai portato al rifiuto da parte dell'esercito di obbedire a quell'ordine, anche perché il comandante della piazza di Roma, quello che ho già citato, Emanuele Pugliese, era un lealista di ferro, di quelli che pur di non disobbedire a un ordine si sarebbe sparato lui, e la difesa di Roma l'aveva già organizzata, per carità, contro gli ordini ricevuti, nella totale assenza del governo. Emanuele Pugliese scriverà due memorie e dirà una cosa che è patetica guardarla oggi. Io ho fatto tutto quello che si poteva fare, ho difeso Roma, l'ho messa in grado di resistere a un colpo di stato vero e non ho mai, di così mai, ricevuto una chiamata dal Ministero della Guerra. Il buon soldato Pugliese aveva fatto tutto quello che poteva fare nell'assenza della politica. Ecco perché Vittorio Emanuele III alla fine si rifiuta di firmare quello stato d'assedio, perché dietro di lui, dietro quell'ordine, non c'era nessuno. L'avevano abbandonato, lui lo dirà per sua discolpa, forse un po' grossa come frase, ma dà l'idea. Dietro quello stato d'assedio non c'era più un governo, perché la classe dirigente liberale si era già arresa. Grazie.